Me l'aspettavo, però stavo pronto, questo è il mio lavoro e mister ha deciso di farmi giocare e ho giocato. Stai giocando una grande chance, possiamo dirlo, nella Paganese. Per rientrare nel calcio dopo quella parentesi dell'anno scorso in Serie D, dove un calciatore del tuo calibro, sinceramente, facciamo fatica a credere che possa giocare in quella categoria. Ah, ma sicuramente è una chance importante per me per ritornare magari almeno in una serie importante da giocare. Sicuramente nella Serie D c'è tempo, però alle volte si fanno degli sbagli cui devi pagare e ripartire da zero come ho fatto e adesso sto in un punto dove posso ripartire. Si va ad Avellino, dove hai lasciato un buon ricordo, peccato per quella stagione persa all'ultimo atto. Ma sicuramente per me è passato, adesso sono un calciatore della Paganese e do tutto per la Paganese. È una partita importante per noi e dare continuità ad un campionato molto difficile, andarci a giocare una partita difficile. Sulla carta gli attaccanti dell'Avellino potrebbero mettere molto più in difficoltà la difesa della Paganese rispetto a quelli del Sorrento. Ma sicuramente non penso che il Sorrento c'ha dei giocatori, forse perché sono giovani, poi magari con il passare degli anni sentiremo parlare anche dei giocatori del Sorrento. Sicuramente sono nomi più importanti, ma i nomi nel calcio non contano. Conta fare gol, conta stare sul campo e lavorare. Considerato che hai rescisso il contratto con l'Avellino, che ricordo c'hai? Ma nessun ricordo, io sono stato bene con quelli che stavo, con l'allenatore, con lo staff, con qualche dirigente, poi il resto per me non conta. Adesso sto a Pagani e vivo questa situazione. Abbiamo visto già una buona intesa necessaria con il compagno di reparto Robertiello. Ah, io non ho mai, nella mia carriera quasi mai avuto problemi con nessuno, non penso che Piero è un buon portiere, giovane, sicuramente ci avrà anche i suoi spazi.